Percorso stradale provvisorio per Castel Pizzuto. Arriva la firma tra la provincia di Isernia e la sindaca Carla Caranci e la società di imbottigliamento Acque Minerali Santa Croce al fine di rendere raggiungibile il piccolo borgo aggirando la strada provinciale 21, chiusa al traffico da diversi giorni per un movimento franoso verificatosi nelle vicinanze dell'attività industriale. Attualmente Castel Pizzuto è raggiungibile solo utilizzando la navetta messa a disposizione dall'amministrazione municipale. L'accordo quindi si è reso necessario in quanto il tracciato provvisorio, che sarà realizzato dall'ente di Via Berta, attraverserà alcune aree di proprietà comunale della società Santa Croce. La realizzazione del nuovo percorso consentirà ai residenti di Castel Pizzuto di uscire dall'isolamento a seguito dell'improvviso dissesto idrogeologico, ma non risolve questo il problema della chiusura della provinciale 21. Infatti il percorso provvisorio sarà percorribile soltanto a senso unico alternato e da veicoli di massa non superiore ai 3,5 tonnellate. Rimettere in sicurezza l'area della frana che ha colpito la strada in modo da poterla riaprire al traffico rimane l'obiettivo a medio-lungo termine. Per questo il presidente della provincia di Isernia, Ricci, continuerà a sollecitare la regione affinché conceda risorse straordinarie per mezzo milione di euro per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza.